Isola 2018, Rocco Siffredi, davvero stiamo polemizzando su uno spinello? Rocco Siffredi afferma che tornerebbe anche gratis sull'Isola dei Famosi. Il divo a luci rosse, nonché ex naufrago cancelletto Rocco Siffredi, ha rilasciato un'intervista al giornale Leggo, in cui ha affermato che anche nella sua isola, così come in altre edizioni precedenti, alcuni concorrenti hanno fumato marijuana, video, però nessuno ha mai denunciato l'accaduto. Inoltre, Rocco afferma che gli dispiace per cancelletto Eva Anger, però aggiunge che è rimasta indietro di 1000 anni. Ma è ancor più dispiaciuto per Francesco Monte che aveva la possibilità di godersi un'esperienza bellissima in Honduras che invece gli è stata rovinata. Come abbiamo già anticipato, il divo italiano ha affermato che, oltre alla sua edizione, anche in quella di Malena la Pugliese e in tante altre edizioni hanno fumato delle canne alcuni concorrenti, però mai nessuno si è permesso di parlarne in diretta TV. Poi, Rocco conclude sull'argomento affermando, ma davvero si sta facendo tutta questa polemica per uno spinello? Ormai la cannabis è legale in quasi tutto il mondo e quindi si sta creando un caso nazionale totalmente inutile. Rocco Siffredi rivela che tornerebbe di corsa sull'Isola dei Famosi con Valeria Marini. Come abbiamo saputo dall'ultima puntata, video. Del cancelletto Isola dei Famosi 2018, andata in onda lo scorso lunedì in prima serata su Canale 5, l'ex naufraga Valeria Marini sta per sbarcare nuovamente in Honduras, dove assegnerà un compito alla naufraga e rivale in amore, Francesca Cipriani. Inoltre, ci sarebbe anche un altro naufrago pronto a tornare di corsa in Honduras, stiamo parlando del pornodivo italiano Rocco Siffredi. Infatti, quest'ultimo con la sua consueta ironia ha affermato che tornerebbe volentieri a Cayos Coquinos, anzi, ha aggiunto che ci tornerebbe volentieri con Valeria Marini, così che insieme potrebbero riscaldare un po' l'attuale edizione. Infatti, Rocco afferma che l'Isola dei Famosi è terapeutica e ci tornerebbe subito e anche gratis. Questo perché secondo Siffredi si è lontani dallo stress quotidiano, in quanto si è completamente immersi nella natura. Valeria Marini contro Francesca Cipriani. Durante la diretta dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2018, l'ex pupa Francesca Cipriani e la showgirl Valeria Marini, video, hanno avuto una discussione in diretta televisiva. Ora che è tanto attesa per l'arrivo in Honduras della Marini per capire cosa accadrà quando le due si incontreranno faccia a faccia. Proseguirà la lite oppure ci sarà una riappacificazione tra le due donne? Scopriremo sicuramente qualcosa in più sulla vicenda nel corso della nona puntata dell'Isola dei Famosi 2018 che la prossima settimana andrà in onda di martedì sempre su Canale 5.